Ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG della sera. Arriva con qualche minuto di ritardo nel pomeriggio il bollettino dei contagi odierni Covid in Italia, divulgati dall'unità di crisi del Ministero della Salute. Si registrano 13.189 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 279.307 tamponi processati e 476 decessi. Il nuovo report registra un tasso di positività quindi del 4,7%. Calano inoltre i pazienti ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Aumentano invece i tamponi ed anche i positivi del giorno in Campania, così come recita il bollettino dell'unità di crisi della Protezione Civile. I nuovi casi regionali sono 1.539, di cui 184 identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.274 e sintomatici 81. I tamponi del giorno sono quasi 20.000, precisamente 19.429, per un totale positivi di 225.637, di cui 1.627 antigenici, per un totale tamponi di quasi 2.500.000. I deceduti sono 17, dei quali 6 nelle ultime 48 ore e 11 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale che porta il numero di 3.820. I guariti sono 1.264, per un totale di 159.700. Ricordiamo anche il consueto report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 100. I posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.475. Mario Draghi ha ricevuto l'incarico dal Capo dello Stato per formare il nuovo governo tecnico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il professor Mario Draghi, al quale ha conferito l'incarico. Il professor Draghi si è riservato di accettare la dichiarazione del Quirinale letta questa mattina dal segretario generale Ugo Zampetti, rilasciata dopo 1 ora e 10 di colloquio tra Mattarella e Draghi. Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare. È un momento sicuramente difficile, ha dichiarato Draghi dopo l'incontro. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese sono le prime sfide. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione Europea, abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni e alla coesione sociale. La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione, con questa speranza che rispondo all'appello di Mattarella. Sono fiducioso, ha concluso, che dal confronto con i partiti, con i gruppi parlamentari e le forze sociali emerga unità e capacità di dare una risposta molto responsabile. Più mascherine, più gel igienizzante per le mani, ma anche più calze da casa e scarpe da trekking, per adeguarsi alle restrizioni, alle attività fisiche e spazi chiusi, puntando quindi su passeggiati e spazi aperti. L'effetto Covid si fa sentire sul nuovo paniere dell'Istat, cioè l'elenco dei beni presi come riferimento per valutare l'andamento dei prezzi. Nel nuovo raggruppamento entrano infatti dispositivi sanitari individuali, diventati indispensabili in questi mesi e nell'ultimo anno, mascherine chirurgiche e mascherine FFP2, ma anche gel igienizzante per le mani e altri beni il cui consumo è cresciuto indirettamente a causa delle limitazioni imposte per contrastare il contagio Covid. Nel paniere, come detto, entrano quindi scarpe da ginnastica e scarpe da trekking. Il consumo, spiega l'Istat, è cresciuto per via dei vincoli introdotti nello svolgimento delle attività sportive in ambienti chiusi. Calzature da casa, uomo e donna, il cui consumo è stato fortemente rilanciato dal maggior tempo passato nella propria abitazione, a seguito delle restrizioni introdotte alla mobilità personale per contrastare la pandemia. Sulla situazione cluster coronavirus nelle scuole, in particolar modo con il caso di Somma Vesuviana, si è espressa intanto la dottoressa Maria Giuliano, presidente dell'Associazione Pediatri della Campania. Ascoltiamola. Allora, noi, sia la pediatria di libera scelta che i medici di medicina generale hanno firmato, contrattualizzato all'interno delle proprie, dei propri doveri, diciamo, e anche del proprio lavoro, anche il poter fare i tamponi antigenici rapidi
che possono servire di aiuto alle USCA, quindi nel contact tracing, cioè quindi praticamente individuare i positivi. Allora, noi ci siamo resi disponibili subito e abbiamo ovviamente anche con l'AS Napoli 3 Sud che ci ha fornito tutti i materiali, quindi i DPI, che sono tutti i materiali di protezione, insieme al tampone e ai tamponi antigenici rapidi. E oggi, per la prima volta, una seduta viene fatta a Somma Vesuviana, perché fino adesso tutto questo è cominciato dopo l'Epifania, quindi intorno al 10 di gennaio, e è stato fatto sempre in alcune sedi individuate dal distretto 48, in particolare a Marignanella e a Brusciano, e adesso grazie al sindaco di Somma, che ha messo a disposizione questa sala consiliare, possiamo fare dei tamponi antigenici rapidi anche qui a Somma Vesuviana. Che cosa succede in caso dovesse essere trovato un positivo e qual è il valore della vostra azione? Allora, il tampone, adesso vengono fatti i tamponi a tutti i bambini che sono rimasti in quarantena fiduciaria, e questo tampone darà la possibilità a questi bambini, poi verrà fatto, se i risultati negativi, potranno essere liberati, diciamo, dalla quarantena. Se invece dovessimo trovare qualcuno di questi positivi, ovviamente bisogna confermarlo con il tampone molecolare, quindi a questo punto si prenoterà sulla piattaforma e verrà eseguito dall'USCA. La nostra presenza è soltanto un aiuto, un qualcosa in più che noi stiamo fornendo al Distretto 48 e all'USCA. Stamattina in periferia ho detto a una comunità che la povertà non è categoria, ma volto, nome, storia e persona. Io sogno una nuova speranza che sia spazio per tutti, vicini a chi ha perso il lavoro e vicino a chi è stato avviluppato dai tentacoli della camorra, capaci di intercettare il grido dei nostri ragazzi. Beati noi se sapremo costruire comunità che non lasciano indietro nessuno. Lo ha dichiarato oggi l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, rivolgendosi ai rappresentanti delle istituzioni cittadine nel giorno del suo ingresso in diocesi. Napoli e tutto il sud potranno diventare simbolo di rinascita per il paese, di capacità, resistenza e resilienza, lottando per costruire un mondo migliore. Moltiplicare i gesti di misericordia per credere nel potere del miracolo dell'amore, per non sottrarci all'incontro con i poveri. Da loro impareremo a non barricarci nel condominio indifferenza, ha concluso. A commentare queste belle parole anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ascoltiamolo. È un linguaggio che condivido, ma soprattutto sono idee che camminano su un uomo e su un sacerdote credibile. Napoli aveva bisogno di lui, perché Napoli in questi anni ha costruito speranza, umanità, cuore grande, fratellanza, beni comuni, sete di giustizia, tutti i termini che ho trovato nel suo intervento. Quindi c'è una piena sintonia. In questi ultimi mesi del mio mandato metteremo in campo il massimo della cooperazione e quindi penso che per Napoli non poteva esserci in questo momento di pandemia, non solo sanitaria, ma anche sociale, Arcivescovo Umberto. Anche l'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di contagi Covid odierni su tutto il territorio di Terra di Lavoro. Secondo gli ultimi dati del 3 febbraio sono 175 nuovi contagiati, cui si aggiungono 136 guariti e 3 decessi. I tamponi processati sono 2076 per un tasso di incidenza dell'8,4%, in linea quindi con quanto visto nella giornata di ieri. Discesa importante finalmente dei positivi a Maddaloni, che fa registrare 231 contagiati, seguita da Caserta con 174 e San Felice a Cancello con 173. I carabinieri hanno fermato a Castelvolturno questa mattina un uomo di origine ghanese con l'accusa di aver ucciso il figlio di appena 2 anni della compagna. Il fermo è avvenuto dopo che la madre del piccolo, di nazionalità liberiana, si era presentata con il bambino ormai privo di sensi alla clinica Pineta Grande di Castelvolturno. Purtroppo il bambino è deceduto per le lesioni riportate.
Il presunto omicida è stato quindi subito fermato su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere e dalle prime indagini compiute dagli inquirenti è possibile che il bimbo sia stato colpito al volto da un oggetto. Da venerdì 5 febbraio cambiano gli orari della zona a traffico limitato di Corso Trieste a Caserta. La ZTL sarà attiva venerdì, sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 3. Resta invariato l'orario da lunedì al giovedì con l'attivazione dalle 20 alle 24. Parliamo come di consueto anche di calcio di Serie C, Girone C. Vittoria fondamentale della casertana oggi allo Stadio Pinto contro il Potenza dell'ex Ezio Capuano. I falchetti vincono 1-0 grazie alla rete del neoacquisto rosso nella prima frazione di gioco. La rete è stata siglata dal nuovo arrivato che con un bel destro ha fulminato il portiere ospite Marcone. Un primo tempo ben giocato dai padroni di casa che nel secondo hanno concesso qualcosa agli uomini di Capuano. Successo quindi meritato per la casertana, importantissimo, con i falchetti che salgono a quota 27 in classifica, al nono posto con 5 vittorie nelle ultime 6 gare. Resta invece a 17 punti il Potenza. Ascoltiamo mister Federico Guidi e il match winner Simone Rosso in conferenza stampa al Pinto. Ma oltre all'importanza del gol, penso che sia stato fondamentale che sia arrivata la vittoria. Poi se si segna e arriva il bottino pieno è sempre una soddisfazione in più. Con i compagni c'è stato subito un grande feeling, così come lo staff e con il mister, e sono davvero contento e soddisfatto della scelta che ho fatto e di essere qui. Io sono sempre a disposizione, è logico che quando si gioca si è felici, quindi sono contento che il mister mi abbia dato la fiducia e ripeto, oltre al gol penso che oggi sia stato fondamentale vincere, perché comunque il Potenza è una squadra di categoria che è sempre difficile da battere, da fare i gol, quindi oggi la soddisfazione è doppia, ecco. Ci sono state, secondo me, pronti via due scelte errate in costruzione del gioco, che è stata, penso, l'unica ripartenza che ha fatto il Potenza. Poi siamo saliti veramente come il livello di gioco, la squadra ha interpretato spazi, secondo me abbiamo fatto un gol bellissimo, abbiamo dominato il campo e dominato la palla con continuità. Secondo me possiamo ancora, quando portiamo la palla nell'ultimo terzo di campo, possiamo creare ancora molto di più. Dobbiamo imparare a giocare più in combinazione, più giocate sul terzo uomo, essere più puliti nel riuscire a mettere una palla alle spalle della linea difensiva avversaria. Nel secondo tempo abbiamo scelto, anche per caratteristiche, di difenderci un po' più bassi. Secondo me potevamo sfruttare un po' meglio 3-4 situazioni in cui se fossimo stati più puliti tecnicamente molto probabilmente saremmo andati in porta con facilità. È l'obiettivo mio, del mio staff e dei ragazzi, il riuscire a dilatare quella qualità per 90 minuti. Però siamo in costruzione, cioè siamo tanti giocatori arrivati nuovi quest'anno e che giocano praticamente da 6 mesi insieme e serve del tempo anche per creare sempre con grande continuità tutte le linee di passaggio che a noi servono per cercare di creare fluidità e velocità. E i ragazzi devo dire che sono straordinari perché sono iper concentrati su questo modo di giocare, gli piace perché stanno trovando anche soddisfazioni in termini di risultati, perché poi quando arrivano i risultati aumenta l'autostima, giochi più sereno, hai più voglia di rischiare e quindi quello fa sì che si esprima un calcio migliore. Però come ho detto in precedenza, secondo me questa squadra e questi ragazzi hanno ancora tantissimi margini di miglioramento. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi e vi auguro un ottimo prosieguo di serata. A domani.